scendo, sento una goccia che si ripete, freddo, freddo, freddo umido, odore di melma, odore di umido, e l'occhio che piano piano si abitua, e a quel punto tutto appare. Mi ricordo il momento in cui effettivamente ho sceso quella scaletta e mi sono trovata di fronte a questo vano. Era un vano in mattoni, colmo di acqua, lo speleologo aveva l'acqua fino a quasi alla vita e camminava in maniera molto incerta. Questo ambiente è stato poi risanato, è stato pulito, è stata portata via tutta questa melma. E successivamente abbiamo visto che questo ambiente aveva una sua pavimentazione, abbiamo visto che la volta era rotta dalla presenza della fondazione della cattedrale, quindi abbiamo capito anche che era, risaliva a prima della nascita della cattedrale stessa, e poi abbiamo capito che c'erano tutta una serie di piccoli canali che si trovavano sotto le pavimentazioni, che confluivano verso un piccolo cunicolo. E allora con la sovrintendenza abbiamo deciso di smontare questo muro e di vedere cosa c'era oltre. La mostra Oltre il Duomo è il racconto di una scoperta avvenuta nel 2010 sotto alla cattedrale di Grosseto. Un ambiente sotterraneo ed un pozzo che nasce come tale ma che nel tempo si trasforma in discarica. Un luogo dove quindi sono finiti oggetti e scarti di ogni tipo non più utilizzati, oggi invece fondamentali per ricostruire la quotidianità del tempo. Allora, il progetto nasce nel 2010 quando fu incaricata dalla diocesi di Grosseto di sanificare le sacrestie del Duomo che avevano problemi di umidità. Io ti dirò che in questo tempo me ne sono goduta alla cattedrale. Siamo all'interno delle antiche sacrestie della cattedrale che sono state appena restaurate e che dovevano far parte di un percorso espositivo che si snodava attraverso questi ambienti per passare poi in ambienti appartenenti sempre all'opera della cattedrale e riandare a connettersi con il vano ipogeo e il pozzo di Butto. E venimmo a scoprire che sotto il Duomo di Grosseto si celava un vano e un pozzo. Il pozzo ha restituito migliaia di frammenti e proprio dal frammento prende forma il percorso espositivo. Il frammento in sé ha già una sua potenzialità, perché già spiega da dove proviene, che cosa è, come è fatto, a che cosa appartiene. Tira! Il materiale veniva tirato su al primo livello, poi al secondo, lì veniva setacciato una volta, due volte, e ovviamente anche questa attesa di questo materiale che arrivava per me era una grande emozione, sembrava quasi di scartare ogni volta un uovo di Pasqua. Venivano fuori questi oggetti, questi frammenti, migliaia di frammenti, materiali di tanti tipi. Quindi nasce un gruppo di lavoro, e soprattutto nasce una specie di ufficio di restauro da campo, chiamiamolo, perché ci eravamo messi in una stanza che ci aveva dato a disposizione la diocesi e lì stendevamo tutti questi oggetti, tutti questi frammenti che poi alla fine sono risultati una grandissima quantità di materiale. Io guardavo e dicevo, ma da questi frammenti non si può tirar fuori niente, perché che si tira fuori? Cioè, è impossibile, sembrava un puzzle quando c'hai tutto cielo. E quindi non troverai mai gli attacchi. Il rinvenimento di un pozzo di scarica ci ha permesso di indagare un contesto chiuso. Non sempre in archeologia è possibile avere questa fortuna, perché molto spesso negli scavi estensivi tutti i frammenti che vengono recuperati non portano al ricomponimento totale di oggetti. Nel nostro caso questo è avvenuto. La ricerca degli attacchi è praticamente appunto come realizzare un puzzle. Si incerotta tutto quanto, poi a un certo punto il restauratore attraverso dei prodotti particolari restaura l'oggetto. Fatto sta che da questi 3.000 frammenti sono uscite fuori 100 forme, ma che abbiamo piacere di presentare non tanto come le 100 forme esposte, ma come 100 forme esposte
che rappresentano tutto il lavoro che c'è stato dietro, le difficoltà ma anche le amicizie che si sono create all'interno di questo gruppo di lavoro che è stato molto coeso, nel quale sono stati chiamati in causa per professionalità che la sovrintendenza ha messo a disposizione. Si è creato questo gruppo che ho coordinato in questi 10 anni e che si è intersecato più volte in grandi riunioni in cui ognuno apportava il suo contributo.